vediamo come va. Ok, allora, dunque, l'altra volta abbiamo fatto così l'organizzazione del muscolo. In realtà c'era un preparato che non vi ho fatto vedere e poi mi sono pentito e ho deciso che ve lo faccio vedere oggi. Naturalmente non l'avevo ancora aperto, anzi ce ne sono due. Quello sul muscolo, così partiamo soft. Quello sul muscolo embrionale. Vediamo se ce lo apre. Siamo in onda, ma siamo online. Eccoci. No, ci sono alcune cose. Eccolo qua. Benissimo. Allora, attenzione, che cos'è questo? Così partiamo soft. No, queste sono cose che più o meno dovreste già avere visto, però lo faccio per iniziare a tornare con la testa nel muscolo e per ragionare su questo preparato che mi piace molto. Questo è un muscolo embrionale. Ok, anzi, in realtà in effetti ve lo faccio vedere alla buona, poi ve lo guardate un pochino anche meglio a casa. Questo è un muscolo embrionale tagliato secondo voi come qua? Trasversalmente, ok. Nel muscolo che abbiamo visto ieri, com'erano le fibre? Notate qualcosa di diverso rispetto alla versione adulta? In realtà qui non riesco ad andare più giù di così e forse non si vede super bene qua, però. Com'era la versione adulta di questo muscolo? Cos'è che vedevamo? Abbiamo delle belle fibre rotonde, ben delimitate. E dove erano i nuclei? Superficiali, no? Belli alla superficie. Ok, in realtà questo appunto è un nucleo, è un muscolo che si sta generando e riconosciamo molto bene, però, spero, vedete tutti questi puntini? Vedete un po' puntinato, lo so che sembra pixelato. Poi nel preparato originale lo vedrete meglio. Però vedete che ci sono un sacco di puntini tutto qua? Vedete o no? Ok. Ecco, oggi cercheremo di capire che cosa sono questi puntini, che in realtà nel preparato embrionale si vedono molto meglio. In quei preparati che vi ho fatto vedere ieri, in realtà la massa citoplasmatica era, diciamo, un rosso omogeneo, giusto? Era molto, molto. Questa struttura che qui è un pochino più lassa e quindi si vede un po' più puntinata, magari non benissimo lì, ma lo vedrete nel preparato vero. Ecco, nell'adulto in realtà non si riconosce più, sembrerebbe una massa densa, dove l'abbiamo messi? Opla, ne prendiamo uno a caso, dov'era? Eccolo qua. Ok, vedete qua? Opla, qui si vedono i puntini, no, uguale come prima. giustamente è lo stesso preparato. Ok, mentre invece qui sembra tutto un pochino più omogeneo. Ok, il citoplasma sembra omogeneo. Ok, in realtà, adesso lo vedremo, il segreto è che quei puntini, che adesso cercheremo di capire cosa sono, lì sono talmente densi che non si riescono più a discriminare gli uni dagli altri. Ok. E sì, che cos'è la natura di questi puntini è proprio l'argomento che tratteremo oggi. Per cercare di capire appunto di entrare dentro la cellula muscolare e capire come funziona, qual è il segreto della contrazione. Quindi abbiamo visto lo scheletro di connettivo, abbiamo visto in che modo è organizzato il muscolo in modo da poter funzionare come organo. Adesso cerchiamo di capire però com'è fatta la cellula muscolare. Ok, quindi ieri abbiamo fatto una specie di overview, oggi entriamo più nel dettaglio di come funziona il muscolo e di quelli che saranno i meccanismi della contrazione. Allora, muscolo scheletrico, ovviamente io lo dopo, cioè, scusate, non l'ho detto, ma è lui, quello che stiamo vedendo adesso, e il muscolo scheletrico, che è un tipo di muscolo striato, quindi diciamo oggi in realtà vediamo anche poi quando vediamo il meccanismo della contrazione, il meccanismo della contrazione del muscolo striato. Il muscolo striato, in generale, è un muscolo specializzato in una contrazione rapida, ok?
Quindi per poter rapidamente contrarsi e poi estendersi, per poter quindi rispondere a un movimento volontario, generalmente è questo. Vogliamo un movimento volontario, rapido e che si possa modificare, suonare il violino o cose di questo tipo. Quindi deve essere è una contrazione che esiste su tempi diversi da quelli che vediamo nella contrazione di altri tipi cellulari. Ok. E quindi, appunto, cerchiamo di zoomare tutto questo muscolo alla singola fibra muscolare. Ed in particolare a quello che contiene, cioè al modo in cui il citoscheletro si organizza in questa componente intracellulare, questa massa di citoscheletro. Questo è essenzialmente un aggregato di proteine citoscheletriche super dense a riempire questo enorme salsiccione. Però cerchiamo di capire come è organizzato questo citoscheletro. Allora, qui in un taglio longitudinale, la cosa che balza all'occhio più di tutte è questa striatura trasversale. Questa è ematossilina eosina, dove vediamo l'eosina marca al centro della cellula, dove vediamo più rosa, cosa pensiamo? Al matrimonio, no. Hello Kitty. Dai, cosa pensiamo? Che ci sarà? Se c'è una parte rosa più scura, una parte rosa più chiaro, cosa ci aspettiamo della parte rosa più scuro di differenza rispetto alla rosa più chiaro? Sì, un addensamento di proteine. Quindi ci sarà qualcosa di proteinicamente parlando più denso, ok? Un addensamento di proteine. Zone più dense e zone meno dense di addensamenti proteici. Questa è la prima cosa che ci viene in mente. Poi potrebbero essere altre cose, ma vi dico già che questa ipotesi è corretta. Ok, in una striatura decisamente trasversale, ma non è molto precisa come striatura trasversale, ma qua e là, che ne dite? Ci sono dei punti fuori fase, qui riconoscete le cellule, ognuno di queste è una cellula, e questa è la massa di citoscheletro lì dentro. Ok, quella però si riconosce forse una striatura longitudinale? Ok? Sembrerebbe, almeno in realtà gli istologi ne hanno discusso per un po', che ci sia questa striatura longitudinale. Appunto, in muscoli immaturi o in alcuni preparati in cui queste fibrille sono meno dense, allora, in realtà questa componente longitudinale, cioè questa suddivisione di quella massa con le striature trasversali che abbiamo visto là, no? Che sembra omogenea e compatta, in realtà riconosciamo è fatta di tanti piccoli filini, strettamente addossati tra di loro. Quando questi filini sono un pochino meno densi, anzi chiamiamole fibrille, quando queste fibrille sono un pochino meno dense, allora in un taglio trasversale li riconosciamo le une dalle altre. Questo si vede appunto nei muscoli embrionali o appunto in tipi particolari di... Non sono artefatti di fissazione, ma per esserne davvero 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 sicuri abbiamo bisogno di entrare dentro la cellula con un microscopio che faccia vedere l'ultrastruttura, okay? Che ci permetta di vedere un pochino più nel dettaglio. E questo microscopio è... Il microscopio elettronico, ma non è banale, non è scontato. Io me lo dico ancora con entusiasmo. Va bene? Allora, andiamo a vedere con il microscopio elettronico. Potremmo guardarlo qua, ma io preferisco guardarlo in un preparato semi-originale, cari miei vecchi istologi alla scoperta dell'istologia. Allora, attenzione, ok, questa è una cellula, siete d'accordo? Qui c'è la membrana, qui c'è l'altra membrana e questa è la struttura di cui vogliamo capire la natura e l'organizzazione, come è fatto, ok? Cosa c'è dentro? Quindi abbiamo visto che forse ci sono delle fibrille, quindi tanti fibrille
parallele, come non lo so, in una scatola di Shanghai, d'accordo? In cui le bandeggiature sono allineate, ma sono tanti bastoncini separati. E cosa ne dite? Vi sembra di identificare delle strutture fibrillari solo molto, molto, molto dense e appiccicate tra di loro? Dovete dire sì oppure no. Vedete che c'è una certa. Queste sono le bandeggiature, alla fine è vero, ci sono zone più dense, zone meno dense e queste linee Z qua in mezzo. Oggi parleremo essenzialmente di questo, però cominciamo a guardarlo. Ok, riconoscete una struttura fibrillare? Che ne dite? Ci sono tante fibrille allineate una sopra le altre che però possiamo seguire, d'accordo? Vedete che questa ha un suo confine molto ben definito. E quindi ci aspettiamo, questa potrebbe essere un piano, piatto, ok? Vi dico già, non è così, in realtà sono rotonde, quindi se noi lo tagliamo in un taglio trasversale, vediamo queste cose qua, ok? Vediamo in realtà, qui ci sono zone più dense e zone meno dense, riusciamo ad immaginarci già il perché? Perché alcune sono bianche, alcune sono nere quando le tagliamo così? Perché tagliate trasversalmente, alcune sono bianche, alcune sono nere? Ok, siamo tutti d'accordo. Dipende dal livello a cui abbiamo fatto la sezione. Se la sezione la prendo qui, oppure se non è dritto, qui potremmo avere delle zone più scure, poi zona più chiara, poi di nuovo più scura e via così. D'accordo? Esatto. Quindi, guardando questi due tagli, noi vediamo che effettivamente si tratta di fibrille, di strutture a bastoncino di Shanghai, lunghe, parecchio lunghe probabilmente, perché qui, se andiamo a vedere, finché ce n'è, la possiamo seguire, guardate, 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 continua, 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 e in realtà poi continua per tutta la cellula, d'accordo? Quindi sono strutture allineate testa coda molto, molto lunghe. Ma vediamo già che cos'è che riconosciamo. Ci sono delle unità ripetute, siete d'accordo? Quindi sono fibrille molto molto lunghe formate da tante unità ripetute. E da qualche parte, in quel segreto del chiaroscuro, in quel vedo non vedo, c'è il segreto della contrazione. Ok, però cerchiamo di stamparci bene nella testa questo modello. Due linee Z, no, scusate, due linee nere, poi le vedremo cosa sono. Una parte più bianca, una parte più scura e un'altra riga un pochino più scura in mezzo. Osservazione, ci siete? Lo vedete? Ok, cominciamo a osservare questa cosa qua. E adesso vediamo co come questa struttura svelerà il segreto della contrazione muscolare, questa organizzazione. Ok, quindi questa è semplicemente un'immagine. Adesso le fibrille penso le vedete tutti. Le vedete? Le fibrille? Qui ne ho messa in evidenza una e questo è semplicemente un altro preparato un po' più bello di quello che abbiamo online. Ha fatto una risoluzione un pochino più grande, dove vediamo queste fibrille. Qua, questa è una di queste fibrille, ok? Qui l'ingrandimento è diverso, scusate, ma è l'equivalente, tagliato trasversalmente. E però guardate già che cosa vediamo se andiamo più forte ingrandimento. Quindi la fibra muscolare è fatta di tante fibrille e poi andiamo ancora più piccolo ingrandimento e dentro la fibrilla cosa vediamo? Vediamo questi puntini che però scusate un attimo, adesso ci arriviamo in realtà, ma se proviamo a guardare nel preparato, no, qui non si vedono, ok? Ma ve lo dico io, sono dei filamenti, ok? Quindi all'interno di queste fibrille ritroviamo ancora dei filamenti, di nuovo strutture filamentose. Oh, eccomi, mi saluto. Dove siamo? Eccoci qua.
ritroviamo dei filamenti. Ok, quindi andiamo sempre più nel piccolo, però troviamo sempre una struttura appunto allungata, strutture allungate longitudinalmente, parallelamente all'asse della fibra. Ok, e questa in effetti è la struttura filamentosa più piccola che riusciamo a ritrovare. Quella, questa volta più forte ingrandimento, è l'unità funzionale del muscolo, che abbiamo visto poi come si organizza testa coda in tante fibrille, come le fibrille si organizzano una sull'altra a formare le fibre, come le fibre si organizzano tutta sull'altra arriviamo a poi ad avere un muscolo che esercita una forza unidirezionale. Il muscolo tira sempre nella stessa direzione, ovvero nella direzione in cui sono organizzate le sue fibre. Ok, e questo è l'asse. E in questo modo si organizzano i filamenti. Questi filamentini, ok, allora questa unità funzionale si chiama sarcomero. Ed è essenzialmente una struttura costituita principalmente da elementi citoscheletrici. Okay? Si tratta di citoscheletro specializzato e in gran quantità. Allora, la miofibrilla in genere è 1-2 micron di diametro, quindi se immaginate che ci sono fibre che possono essere 100 micron di diametro, vuol dire che una fibra ne può contenere anche un centinaio, okay? Anche di più in realtà. Solo di diametro. Poi vediamo. Qui che cos'è che riconosciamo già? Vediamo se eccolo qua si vede meglio, scusate. Che cos'è che riconosciamo nella struttura di questi miofilamenti? Guardateli bene. Vedete questi? Questi qui come sono? Più sottili, giusto? Lo riconoscete? C'è un filamento sottile e questo un pochino più spesso. E a guardare bene con attenzione si può notare che il filamento sottile si infila in mezzo a questi filamenti più spessi, giusto? Allora, chi è che ci aspettiamo di trovare da qualche parte in questo in questo sarcomero? Che tipo di proteina citoscheletrica di cui abbiamo già sentito parlare, che ci aspettiamo essere responsabile della contrazione? L'actina. E però l'actina che cos'è che organizza? No? Sono collanine di perle, dei filini, sono delle collanine lunghe, e però per esercitare una contrazione che cos'è che deve succedere a questi filamenti di actina? Devono scorrere, sì, probabilmente filamenti devono scorrere in direzioni opposte, quindi avvicinarsi, per esempio. E chi è che media questo scorrimento? Chi è che si aggancia uno all'altro e li tira? La miosina. Ok, allora proviamo già a immaginarci, poi lo vediamo, chi potrebbe essere chi. Se voi dove la immaginate l'actina? Vediamo, in realtà sono filamenti spessi e filamenti sottili. Chi vota per il filamento sottile, per la miosina? Alza la mano, 1, 2, 3, vai. Grazie. No, ci vuole sempre qualcuno che voti, grazie, esatto. Sono delle miosine sottili. Chi vota per il filamento sottile, l'actina? Oh, standing ovation. Ok, qualcuno non ha votato e non vale, Dovrebbe un punto in meno a chi non vota. Allora, esatto, questi sono microfilamenti di actina. Li avevate mai visti in una cellula? In realtà, trattando appropriatamente i preparati, si possono vedere anche in microscopia elettronica, però quello, se vi eravate mai chiesti com'è, è un microfilamento di actina, con qualche farcitura che lo rende un pochino più evidente. Ok, mentre questa è la miosina. Allora, actina e miosina, noi ci aspettiamo che interagiscano, giusto? La miosina cammina sull'actina, ok? Spostandola in avanti. La miosina è una mano che si aggancia all'actina e tira. Adesso lo vedremo. Quindi dov'è che ci aspettiamo che avvenga la contrazione? Cioè, cosa ci aspettiamo che succeda quando questa struttura si contrae?
Adesso poi lo vediamo, ma iniziamo a fare delle ipotesi. Cosa ci aspettiamo che succeda per avere un accorciamento di questa struttura? La miosina, i filamenti, i filamenti della miosina vengono quelli del filamento. Quindi che la miosina cammini su questo filamento e in qualche modo avvicini a sé la linea Z, ok? Come se questa linea, adesso vedremo, si chiama linea Z, i microfilamenti di actina sono agganciati a questa linea e l'actina che può tirare può avvicinare a sé questa linea Z e può farlo da questa parte o da quest'altra parte. Tiro, cammino, ok? E in questo modo avvicino. Se questo succede lungo tutta la fibra, ovviamente abbiamo un accorciamento secco. Ok? Ovviamente esiste però, lo vedete già, un accorciamento minimo. Massimo, scusate. Ok? Quindi io posso, nel momento in cui questa linea Z raggiungerà il filamento di miosina, fine dell'accorciamento. Quindi questo è un muscolo, lo vedremo, organizzato per contrarsi in modo super veloce, molto molto rapido, però con una contrazione ben definita, e non forse, vedremo altri tipi di muscoli che si contraggono molto di più. Il muscolo liscio si contrae molto di più, però è molto più lento. Invece qui è tutto pronto lì a ricevere uno stimolo, ok, e a esercitare una forza potenzialmente veloce. Ok, allora, capito il concetto, cerchiamo di dare un nome alle strutture. Sì, dimmi. Vedremo. Io adesso ho cercato di... No, ve lo racconto, Adesso era solo per cercare di dare un'intuizione iniziale di come potrebbe funzionare l'accorciamento actina-miosina, l'interazione actina-miosina, che dovreste già conoscere, questa particolare organizzazione dei filamenti. Cosa ci possiamo aspettare? Poi lo vedremo nel dettaglio. Iniziamo a farci delle domande, delle ipotesi, preparare delle ipotesi, poi le vediamo in azione. Allora, diamo solo un nome a quello che stiamo vedendo. Le due strutture ai bordi di questa unità funzionale, quindi che delimitano il nostro sarcomero, si chiamano linee Z. Lasciamo stare l'origine di questi nomi, che vengono da tecniche microscopiche che non vedremo neanche, quindi non importa. Le impariamo così, come lo zio Pino si chiama Pino perché si chiama Pino. Ok, quindi linea Z si chiama linea Z. Perché si chiama linea Z? Beh, la linea Z in realtà è fatta un po' a Z. Adesso lo vedremo. Ok, poi c'è una linea che invece sta in mezzo a questa parte più spessa di filamenti spessi, che si chiama linea M e che delimita il centro del sarcomero. La parte di filamenti spessi si chiama banda A mentre la parte di filamenti sottili non sovrapposti si chiama banda I. Ok? E se vedete la linea Z in realtà la banda I per forza di cose la taglia a metà, d'accordo? Perché vedete che questi sono strutture simmetriche. Queste due bande Z devono, cioè per avvicinarsi due filamenti diversi di actina devono procedere uno verso l'altro. E questo viene ottenuto da questa struttura. Quindi la banda I, vediamo, in realtà ce n'è metà di qua e metà di qua. Comunque sempre banda I si tratta, noi stiamo guardando il sarcomero e ci interessa questa mezza banda I. E poi c'è la banda A, che invece è quella, scusate, no, la banda A ve l'ho già detto, quella di somministrazione spessi, e poi c'è anche una banda H che viene, che si riferisce alla porzione di filamento spesso non sovrapposto al filamento sottile. Ok, vedete che c'è una parte in cui ci sono solo i filamenti sottili, poi c'è una parte di sovrapposizione
filamento spesso e filamento sottile all'interno sempre della banda A, e poi c'è una parte invece in cui filamento spesso e sottile non sono sovrapposte e che chiameremo banda H. E impariamoci questi nomi, però il concetto è quello, i nomi servono per capirsi, se no. Ok. E appunto, come funziona questo aggancio dei microfilamenti? La banda Z in effetti è fatta un po' a Z, eh? Questo è l'unico nome che ci aiuta. Guardatela con attenzione, vedete come sono organizzati i filamenti di actina da un lato di un sarcomero e del sarcomero successivo, dei due sarcomeri affacciati. Qui vedete, questa è organizzata così, ma se guardate con attenzione vedrete che i microfilamenti si agganciano proprio alle punte di queste Z. Quindi qui c'è un lattice, una struttura, adesso poi tridimensionalmente dovete tridimensionalizzarla, poi ve la faccio vedere, fatto trasversalmente si vede così, ok, quindi è una struttura più a piramidi che a triangoli, ovviamente, in 3D. Comunque a cui si agganciano questi microfilamenti. Quindi i microfilamenti sono agganciati a questa linea Z. Quindi filamenti sottili della banda E, chiamiamoli così. Qui ve ne ho messi due in evidenza, cioè questo parte di qua e questo parte di là. Ok? Vedete? E questo ovviamente sarà un punto su cui si esercita una forza. Lì sono agganciati i filamenti, quando il filamento viene tirato, tutta quella struttura deve andargli dietro. D'accordo? È il gioco del tiro alla fune. Ok, cerchiamo di vedere adesso un pochino più in dettaglio qual è il rapporto tra filamenti spessi e filamenti sottili per quello che si può vedere in microscopia elettronica. Allora, aiutatemi a vedere se riusciamo a ricordarci cosa abbiamo detto. La banda, chi è che contiene i filamenti spessi? La banda? Oh yeah! In parte sovrapposte quelli sottili della banda? Ok. Qui li vediamo in sezione longitudinale? Ok. Qui li vediamo in sezione? Ok. Però che differenza c'è tra l'immagine di sopra e l'immagine di sotto? Perché quell'altra c'ha i puntini? Ha preso una malattia? Al morbillo. È grave? Vediamo un po' se lo capiamo. Quale sarà? Com'è? Scusami? No, sono immagini prese dallo stesso muscolo, ok? Immaginiamole qua. Queste avete ragione, banda A, longitudinale, trasversale, ok? Però immaginiamo la sezione trasversale, presa di qua. Queste sono prese in qualche modo sempre dallo stesso preparato. Ah, siete d'accordo? Questa è la banda A, diciamo la parte sovrapposta della banda A, mentre questa è la parte non sovrapposta, la banda H, cioè quel punto in cui i filamenti sottili non si sovrappongono. E quindi questi pezzi più grossi sono i filamenti spessi, tagliati trasversalmente, mentre questi puntini più piccoli sono i filamenti sottili tagliati trasversalmente. Siete d'accordo? Ok? Voilà, e questo era il segreto di questa immagine. A questo punto però, se li vediamo, li vedete tutti? Ok, quei puntini sono i filamenti sottili, questi sono i filamenti sottili, questa è l'actina, questa è la miosina, ok? Allora, a questo punto salta all'occhio l'organizzazione quasi cristallina di questo muscolo. Se vedete, ognuno di questi filamenti spessi è circondato da 6 microfilamenti che gli stanno
intorno in questo modo. In realtà questa immagine è bella perché ci fa vedere entrambe le cose, ma dove si vede meglio questa organizzazione cristallina è in questa microfotografia molto bella, molto ben contrastata, molto ben definita, direi altissima qualità. Comunque, eccola qua, la vedete la miofibrilla? Questo enorme tronco, e se andiamo a vedere la struttura di questo enorme tronco, che è, questa è una miofibrilla tagliata trasversalmente, al suo interno, quindi qui siamo in che punto del sarcomero, l'abbiamo capito? In che punto siamo del sarcomero? Banda A, però nel punto di sovrapposizione, ok? Qui siamo nella zona in cui i filamenti sottili e quelli spessi si sovrappongono e vediamo il modo in cui si interagiscono, d'accordo? Voilà, e sembra un cristallo, è bellissimo secondo me, è veramente bello. E tra l'altro riconosciamo anche forse qualche vaga interazione, non è del tutto bianco, c'è qualcosa qua in mezzo, c'è qualcosa qua in mezzo, notate che ci sono come se ci fossero delle righe un po' più scure, c'è qualcosa di più elettron denso, si dice, a unire il microfilamento col filamento spesso. Ok, allora, visto questo, siamo molto vicini a capire quale potrebbe essere l'organizzazione funzionale. Quindi questo l'abbiamo capito, e questo è semplicemente uno schema di tutti i possibili tagli che potete fare e l'osservazione che vedete, l'immagine che vedreste in sezioni trasversali fatte a diversi livelli. Quindi se prendiamo solo questo livello vedremo solo i filamenti sottili, quindi sei puntini gli uni vicino agli altri, poi a un certo punto ci vediamo il filamento spesso in mezzo, a un certo punto vediamo solo il filamento spesso, nella linea M, io non ce l'ho tutte le immagini da farvele vedere, i filamenti spessi sono in qualche modo legati tra di loro e questo non ci stupisce, ok? Un'organizzazione così cristallina richiede tra l'altro mobile che si muove continuamente, viene sbatacchiata in tutti i modi, richiede una certa solidità, dobbiamo aspettarci una certa solidità, perché non si spettasci questa struttura, ci devono essere delle forze, delle strutture, anzi citoscheletriche solide, che tengano insieme tutti questi microfilamenti nella parte Z e tutti i filamenti spessi nella linea M. Ok. Voilà, ma quindi vediamolo in azione, questo sarcomero. Volendo noi possiamo, con dei trucchi, fissare il muscolo a diversi livelli di contrazione. Quindi il muscolo completamente contratto, il muscolo più rilassato, il muscolo anche esteso. Possiamo tirarlo e lo fissiamo. Sapete il fissativo, vi ricordate? Fissavamo quando voi mettete la formaldeide crea questi legami crociati e tutto si blocca lì così, è come pietrificato, plastificato, nell'istante in cui non lo stiamo fissando. Quindi noi possiamo cercare di fissare il muscolo in diversi momenti e poi andarlo a vedere. Quindi che cosa succede? Se noi il muscolo lo tiriamo tutto, lo fissiamo, vai, taglio, microscopio elettronico, vado a vedere, che cosa si vede? Quello che ci aspettavamo, cioè i filamenti sottili e i filamenti spessi si sovrappongono minimamente. Esiste un minimo di sovrapposizione, l'abbiamo tirato più che si può. Questo è esteso. Io tiro il sarcomero fino a quando si può tirare. Intanto vedo che c'è un limite, non posso tirarlo troppo, ovviamente senza strapparlo. Lo strappo muscolare, capito? È uno strappo del sarcomero. Ok, quindi vediamo che c'è qualcosa probabilmente. Che cosa ci deve essere però perché non si strappi? Ci sarà qualcosa che gli impedisce di allungarsi troppo. Questo potrebbe essere legato alla fibra, ma in realtà vedremo, ci sono delle strutture citoscheletriche che fanno un po' da catena, che impediscono l'allungamento eccessivo. Ok, ce le aspettiamo, le cercheremo, ve le farò vedere, ci sono. Ok, se invece lo facciamo contrarre un pochino,
questa è una contrazione media, vediamo che i filamenti sottili, i filamenti spessi, ovviamente la banda A è sempre lunga uguale, mentre la banda I si riduce. Siete d'accordo? La banda I si riduce, le due linee Z si avvicinano. Se io la porto al massimo della contrazione, contrazione massima e completa, dove è andata la banda I? Dove è andata la banda I? Allora, chi ha un dubbio su dove è andata la banda I? Alza la mano. È chiaro per tutti quanti? La banda I è totalmente sovrapposta, ok? Quindi questi microfilamenti si sono completamente sovrapposti ai filamenti spessi. Ok, filamenti sottili e filamenti spessi completamente, quindi le due bande, la banda Z confina quasi direttamente con la banda A. E questo è il massimo della contrazione che possiamo ottenere. Quindi la contrazione muscolare, in termini percentuali di accorciamento dell'intera struttura, va da essenzialmente questa frazione di rapporto tra banda A e banda I. No more. Quindi andiamo da appunto la banda I completamente estesa alla banda I che scompare e basta. Ok, la banda I si riduce fino a scomparire, ok? E questo è semplicemente un altro schema per chi non lo avesse visto bene in microscopia elettronica. Questo è il disegnino, per ricordarselo. Chiaro per tutti? Yeah. E addirittura l'animazione, Ecco, questa animazione però ci porta ancora un pochino più vicino al livello a cui voglio andare adesso. Ok, abbiamo visto anatomicamente, strutturalmente come funziona, cerchiamo di scendere un pochino di più a livello molecolare, senza esagerare, per capire la fisiologia della contrazione. È chiaro però questo concetto? Quindi, se voi avete i filamenti spessi che camminano sui filamenti sottili, ovviamente abbiamo che le bande Z si avvicinano e il tutto si accorcia, il sarcomero si accorcia. Lo faccio vedere ancora una volta? No, basta! La banda I si riduce, le bande Z si avvicinano, la banda A rimane uguale, la linea M non lo so. Guardate questo anche, vi aiuta di più? Questo è un gioco per bambini, comunque il concetto è sempre quello. Allora, a questo punto però cerchiamo di scendere un pochino di più a livello molecolare. Guardiamo questa struttura qua, questa è immunoistochimica. Prendiamo una fibra muscolare, la coloriamo con l'immunoistochimica. Due anticorpi, in questo caso, actina, F-actina. Sapete per cosa sta F-actina? Actina? Scusate? Femmina, perché c'è anche la maschio. Actina? Filamentosa? Siete tutti d'accordo? Ok. E quella invece monomerica? Sapete come si chiama? Globulare, G-actin. Ok. L'F-actin, ci sono degli anticorpi specifici che riconoscono l'actina solo quando è inserita in un filamento. Ok, qui vediamo la banda I e qui vediamo la banda A, d'accordo? In un muscolo esteso. Quindi, non potevamo essere sicuri che una fosse l'actina e l'altra fosse la miosina finché non abbiamo fatto questo tipo di verifica, ok? Quindi, siamo sicuri che la banda I contiene actina e la banda A contiene miosina. Lo stiamo vedendo con l'immunoistochimica. Ok, ma com'è fatta, come sono fatti questi filamenti spessi? Come sono organizzati? Questo per capirlo in effetti, cioè come le molecole di miosina sono organizzate una rispetto all'altra, no, questo la immunoistochimica non ci aiuta tanto. Ci vogliono dei trucchi e un trucco è quello di smontare
spetasciare il tuo muscolo e andare a cercare in mezzo alle macerie su un preparato di microscopia elettronica. Questo non è semplice per niente, rompere al punto giusto, e bisogna anche saperci, lasciamo perdere i dettagli biochimici, comunque ha qualcosa che ha a che fare con la biochimica, comunque si può fare. Noi smontiamo il nostro muscolo e qua e là ci potrebbe capitare di trovare in mezzo alle macerie dei filamenti spessi interi, ok? Riuscite a vedere un po', guardate un po' come sono fatti. Avete presente com'è fatta la miosina? La molecola della miosina, ve la ricordate com'è fatta? Con quante teste? Due teste, è un mostro a due teste, è un mostro mitologico. Due teste è una lunga coda, è un serpente a due teste. Qui in realtà vedete anche alcuni monomeri, qua là, questi puntini bianchi, a forza di vederne tanti fatti così, cominci a capire che sono sempre la stessa cosa. Ok, quindi qui che cos'è che vediamo? Una specie di enorme tronco centrale, una zona pulita in mezzo, siete d'accordo? E un sacco di teste che emergono in vario modo dal bordo. Ok, queste strutture sono fatte dall'unione insieme, tutte insieme, di numerose molecole di miosina. È una miosina particolare, è la miosina muscolare, però poi alla fine, insomma, è sempre miosina, funziona come tutte le altre miosine. Quindi com'è fatta? Ci sono queste due teste, quindi sono due catene unite coiled coil, che è questo intreccio di amore eterno, quindi si intrecciano e rimangono unite per sempre a formare un'unione molto solida, siete d'accordo? Qui c'è una grandissima interazione, grande forza nell'intrecciare due corde. Potete tirare e loro si stringono sempre di più. Che cosa romantica. E ci sono poi due teste che invece vedremo sono le porzioni che interagiscono con l'actina, più una serie di cosiddette light chain, che vuol dire leggere, le catene leggere, quindi abbiamo le catene pesanti, e poi ci sono appunto queste catene leggere che invece hanno più un ruolo modulatorio, le vedremo, quindi che sono un po' dei pulsanti che accendono e spengono la miosina. Ok, quindi che cosa succede essenzialmente? Che queste code di singole di molecole di miosina si organizzano tra loro a formare queste mega strutture in cui appunto le molecole di miosina, vedete, sono organizzate così a spirale, le teste sono organizzate a spirale e c'è una zona invece senza teste. Ovviamente qui si incontreranno le code dell'ultima molecola di miosina con le code dell'altra molecola di miosina. Ok, è chiaro questo schema a tutti quanti? Wow! Ok, quindi questo è così l'aggancio. Queste sono le mille mani, mille manine pronte a tirare. Appena vedono actina, prendono e tirano. Ok? Questi sono gli amanti innamorati di actine. Ed eccola qui lei, la principessa actina. La principessa actina invece appunto è una collana di perle, come si dice una principessa. Organizzata appunto in questi filamenti sottili, lunghi circa un micron, però che sono organizzati esattamente come sono organizzati i filamenti sottili che avete già visto in tutte le altre cellule, ok? È lo stesso tipo di organizzazione di microfilamento. Ci sono alcune proteine in più, adesso vedremo che cosa sono. Questa si chiamano troponine, tropomiosina, sono proteine modulatorie, quindi queste le vedremo, sono importanti nel modulare l'interazione tra actina e miosina, che va regolata, Non possono limonare come gli piace, bisogna che tutto venga regolato al momento giusto e si stoppi
al momento giusto. E tutto deve essere molto rapido. Voilà. Ok, ci manca però per capire la componente, l'organizzazione molecolare del sarcomero, cioè com'è che questo sarcomero è costituito a livello molecolare e sta in piedi, ancora un piccolo dettaglio. Cioè, abbiamo visto questa linea Z, questa linea Z è un punto in cui si agganciano i filamenti di actina, si agganciano filamenti di actina in qualche modo antiparalleli rispetto al sarcomero. Però anche poi loro, sapete, sono orientati, sono messi uno va di qua, l'altro va dall'altra parte, e a questo punto però dobbiamo capire anche qual è l'organizzazione molecolare della linea Z. Avete qualche ipotesi? Avete sentito parlare di qualche proteina capace di fare il crosslink di filamenti di actina a creare dei bundles? Ne abbiamo già parlato, li abbiamo già visti da qualche parte? Ogni tanto si formano questi bandi di actina, questi fasci di actina, e per tenerle in registro, queste filamenti di actina, ci sono delle molecole particolari. Ta-dan! Vediamo un po', se le sapete. Allora, qui ci sono una immunoistochimica fatta per una serie di molecole, di componenti molecolari del sarcomero. Quindi l'immunistochimica è molto buona per farci vedere dove sono le singole strutture, dove sono organizzate particolari proteine. Quindi qui per esempio vediamo questa tropomodulina, questa è l'F-actin, quindi actina filamentosa, la vediamo qua. E qui vediamo quest'altra molecola che si chiama alfa-actinina. Qui questi vengono, siccome magari non sempre è facile così unire le immagini mentalmente, in realtà qua più o meno si può vedere, viene spesso fatto uno pseudocolore, viene dato uno pseudocolore ai singoli canali. Quindi questa, sapete, è immunistochimica, quindi questa è un'immunofluorescenza, sono più molecole sullo stesso preparato rivelate in contemporanea, ok? In canali diversi, usando fluorofori diversi. Sapete, le molecole fluorescenti, io posso usare molecole fluorescenti diverse e interrogo il mio preparato con luci di particolari lunghezze d'onda. 488 mi risponde un certo fluoroforo, il Fitch. Dove sei? Sono qui. Poi prendo il CY3. Dove sei? Sono qui. Ok? E questo è stato fatto per più proteine, quindi più antigeni, più anticorpi, e qui li vediamo tutti insieme. Ok, questi sono visti separatamente, questi sono con degli pseudocolori, quindi questo alfa-actinina gli è stato dato il blu, tropomodulina è stato dato il verde, e l'F-actina è stato dato il rosso. Guardate un po' chi c'è nella linea Z. La vedete la linea Z? La linea Z cosa deve fare rispetto? Dunque, l'actina deve fare la banda. Torniamo indietro. Calma. Sembra facile. Allora, ma poi è facile. L'actina che banda deve fare? La banda I. La banda I, vista così, sta a cavallo tra due sarcomeri, siete d'accordo? E la banda Z la taglia in due, la banda Z, ok, Kill Bill, anzi Kill I, ok. Quindi guardate un po', chi c'è nella banda Z a fare sa? Chi è che taglia a metà la banda I fatta di? Nella banda I che abbiamo detto che c'è? L'actina filamentosa, giusto? Ok. C'è un anticorpo, un antigene che abbiamo messo in evidenza in questa immagine che mi taglia a metà, che passa proprio dritto in mezzo alla banda I, là dove dovrebbe trovarsi la banda Z. Leggete il suo nome. Alfa? Alfa-actinina. L'avevate già sentita nominare? Sì, no, forse. Vabbè, non importa. La ritroverete in un sacco di altri tessuti. È proprio una molecola che fa quello, cioè interagisce
con il citoscheletro di actina e fa un crosslink di filamenti di actina. In realtà fa molto di più, diciamo l'alfa-actinina in generale è parte di una categoria di molecole che si chiamano la superfamiglia delle spectrine, perché hanno questi spectrin domain, non è che facciano paura, non so perché li chiamano così. Ma comunque, è quella che vedete, tra l'altro forse se non sbaglio evolutivamente anche la più antica. Vabbè, comunque sono una serie di elementi, guardate che c'è anche l'amica distrofina qua, queste sono nei globuli rossi, le spettrine o comunque nella superficie delle cellule. Ok, comunque sono molecole in generale coinvolte proprio nella connessione tra diversi elementi del citoscheletro, non solo microfilamenti, e tra gli elementi del citoscheletro e l'adesione cellulare. Ok, quindi sono dei linker fondamentali per organizzare il citoscheletro. Il citoscheletro, actina e miosina interagiscono, loro vogliono solo limonare, però ecco perché questo limonare abbia un effetto positivo sulla società, ci devono essere delle altre proteine che organizzano questa loro interazione, questo loro grande amore, grande passione, in organizzazioni strutturali appunto che siano in qualche modo diverse e utili. Ok. E specializzate. Quindi questi sono elementi cruciali, fondamentali per definire il modo in cui actina e miosina interagiscono. Ok, e appunto alla banda Z ci troviamo questa alfa-actinina. Che cosa fa l'alfa-actinina? Fa proprio questo, cioè lega filamenti di actina antipalle. Quindi ne avremo uno che va di qua e uno che va di là. Sono dimeri, queste sono le parti con la spectrina, queste sono zone di interazione con l'actina. Qui cerchiamo di mettere anche, uscire un po' dallo schema, cercare di mettere qualche immagine un pochino più di struttura di proteine, ok? Questi sono monomeri di actina, la collana di perle dell'actina. Ok, alla banda Z però ovviamente non c'è solo questa interazione, poi anche la actinina deve rimanere lì, deve rimanere in posizione, qualcuno ce la deve tenere lì. In più abbiamo visto che il sarcomero più di tanto non si estende, quindi ci deve essere, che si aggancia anche alla banda Z, una qualche catenella, ok, di sicurezza che impedisca l'eccessiva estensione del sarcomero. Scusate, salto un attimo. Vabbè, questa era una stupidaggine, però no, ve la dico dopo. Ok, questa catenella esiste, sempre agganciata alla banda Z, ad impedire l'eccessiva estensione del sarcomero, e si chiama titina. Che il nome viene così, cucciola piccolina, in realtà credo che volesse essere evocativo di titanica, perché è forse la proteina più grande che si sia mai vista. Forse in inglese titan suona meglio, ma se diciamo in italiano titina, no, è gigantesca, è un mostro titanico di appunto un micron e mezzo di lunghezza, un unico polipeptide veramente lungo, che si aggancia alle linee Z. In realtà questo è un elemento citoscheletrico, non posso dire se è un filamento intermedio, cioè è organizzata come un filamento intermedio, però evolutivamente non lo so con chi è imparentata, non viene normalmente raccontata con il citoscheletro, però questo è un elemento citoscheletrico, è un filamento, si occupa della struttura della cellula, quindi ha un suo lato citoscheletrico, però specifico per il sarcomero. Allora, questo elemento tiene di fatto in registro i filamenti stessi, quindi si aggancia alla linea Z e poi però interagisce con tutti, in realtà è amica di tutti, titina, ehi, ciao, io sono amica di tutti, è veramente l'anima del sarcomero, d'accordo? Quindi il sarcomero rimane
organizzato in questo modo perché c'è a sua volta un citoscheletro, uno scheletro del sarcomero che tiene in registro tutti questi filamenti. E quindi un ruolo cruciale lo riveste sicuramente l'alfa-actinina, che definisce il periodo e la disposizione dei filamenti, dei microfilamenti, ma bisogna poi anche organizzare i filamenti di miosina, i filamenti spessi. E per questo abbiamo, non da sola, ma principale, appunto, la titina. Quindi la titina è agganciata alle due linee Z, non possiamo estenderci troppo, e interagisce col filamento spesso. Quindi in questo modo abbiamo così questa struttura cristallina. Fatemi vedere cos'altro c'è che ci potrebbe interessare. Ah, scusate, sì, questo è solo un modello molecolare di come potrebbe funzionare la titina. La nostra amica titina. In realtà, aspettate, forse non fa tutto il sarcomero, ma solo un emisarcomero. Adesso che ci penso, non me lo ricordo più, sinceramente. No, forse fa solo l'emisarcomero. Non è lunga tutto il sarcomero, ma fa solo metà. E poi interagisce con una sua collega dall'altra parte. Ma in ogni caso, qui vedete il sarcomero, quando si estende, lei viene tirata come una catenella di sicurezza solo fino a un certo punto. Ok? Poi la solidità di questo elemento impedisce che le linee Z si strappino. Voilà. Ancora un altro punto di curiosità, ok? Quindi queste proteine, adesso lo vedremo, sono importanti sì per l'organizzazione strutturale del muscolo, ma poi alla fine questo, il modo in cui sono organizzate, si riflette nel modo in cui questo muscolo funziona. Esistono tutta una serie di isoforme, quindi io vi dico alfa-actinina, ma in realtà di alfa-actinina ce ne sono un po', ce ne sono diverse, e ci sono diversi tipi in ognuno di noi, ok? E questo crea delle differenze. Quindi una curiosità, così facciamo la pausa, facciamo una pausa scientifica, con una curiosità. No, stavo scherzando. Ok, per esempio questo gene dell'alfa-actinina 3. L'alfa, ma non era vero, non è una pausa. Ah, qualcuno ha necessità fisiologiche alla vostra età. Ok. Che cos'è l'alfa-actinina 3? È una delle isoforme dell'alfa-actinina. Si può vivere senza, perché c'è l'alfa-actinina 1 e l'alfa-actinina 2, che se la 3 non c'è, possono prendere il loro posto. Ecco però che, anzi, questa mutazione per l'alfa-actinina 3 è super diffusa, è diffusissima. Il 60% di noi, quindi 1 su 6, è eterozigote per una mutazione dell'alfa-actinina 3. Quasi tutti, ok? Tantissimi. Nel 18% dei casi siamo mutanti completi, quindi l'alfa-actinina 3 che ci portiamo dietro non funziona. Perché è così diffusa questa mutazione? Non si sa, ma si riflette sulle prestazioni del muscolo? Beh, evidentemente sì, perché se voi fate dei test genetici, guardate, questo qui sono tutti e due alleli normali, questo è un allele mutato e uno normale, e questo sono tutti e due gli alleli mutati. Ok? Allora voi andate a fare dei test genetici per l'alfa-actinina 3, andate a vedere chi ce l'ha normale, chi ce l'ha mutato, e se andate a prendere i 100 metristi olimpici, neanche uno. Ok? Quindi non vuol dire che se avete la mutazione non sarete mai 100 metristi olimpici, ma dovendo fare delle scommesse questo riduce molto la probabilità che vincerete mai l'oro, ok? Se avete anche solo un allele mutato. Cioè se avete tutti e due gli alleli mutati, scusate, ok? Quindi nessun 100 metrista olimpico, ok? Mentre invece addirittura la percentuale si alzerebbe un po' nei maratoneti. Questa è la popolazione normale, vedete, questi sono i controlli, non sono io ma è il mio futuro, ho fatto una foto con la macchina fotografica del futuro, tra poco sarò così, ecco, qui vedete, questi sono gli omozigoti, questi gli eterozigoti, Comunque vedete che
è comunque diversa la distribuzione di questi alleli mutati nei maratoneti rispetto alla popolazione normale. Adesso, questa è una curiosità, è un solo gene, in realtà si fa per un sacco di geni, adesso è sempre più facile, anzi, anche incrociare i genotipi, però ci stupisce che c'era qualcosa di genetico in Usain Bolt e nel modo in cui corre. Ok, forse no, però questo qualcosa di genetico alla fine in qualche modo è riconducibile alla struttura del sarcomero, al modo in cui queste proteine sono organizzate tra di loro. Ok, ma bando alle ciance e cerchiamo di entrare nel dettaglio. Ah no, avevo ancora un'altra curiosità, sempre per la nostra pausa, ci vorrebbero dei jingle. La, la, la. Ok, questa era una prima curiosità. Momento pausa. Questa un'altra curiosità, riflessione. Abbiamo già visto fasci paralleli di actina che mediavano un restringimento o comunque la possibilità di esercitare una tensione. Vi ricordate? Dove ci sono? Vi do una parola chiave. Epiteli. Negli epiteli ci sono dei fasci paralleli di actina? Una bella cintura di actina, anche detta actin belt? Ok? Cosa ci sta a fare lì quella cintura di actina? In realtà, interagendo con la miosina, quei filamenti possono anche loro scorrere uno rispetto all'altro e chiudere, stringere, ok? O comunque esercitare una tensione sulla diametro della cellula. Anzi, quando facevate la mitosi, la citodieresi è proprio un super restringimento di una cintura di quel tipo, di actina, d'accordo? Esatto, generalmente negli epiteli le troviamo però a livello di adesioni cellulari, le cellule non vivono da sole, quindi non si restringono e basta, si restringono ma ci sono dei punti di aggancio, quindi attenzione perché questo è un punto cruciale. Aggancio al citoscheletro, qui vedete questi fasci all'alfa-actinina che tiene i fasci antiparalleli appiccicati gli uni agli altri e... ok, però questi fasci erano poi agganciati tramite le catenine, in questo caso, alle, come si chiamano? Molecole che attraverso le catenine interagiscono col citoscheletro di actina? Le caderine, ok? E le caderine però si agganciano ad un'altra cellula, dove c'è un'altra actin belt, ok? Quindi di fatto sono due, non pensate alla membrana, che è sempre, ricordatevelo, una specie di bolla di sapone, ma noi abbiamo un aggancio al citoscheletro di un'altra cellula, ci vogliono dei punti di aggancio per esercitare delle forze. Allora, e questo in effetti gli epiteli lo fanno tra di loro. Voilà, e qui vediamo semplicemente lo schema, quindi fasci di actina e poi aggancio al citoscheletro. Ecco, recentemente, non è così sempre, nell'organo del corti, eccetera, eccetera, però un gruppo di ricercatori ha identificato una struttura simil sarcomerica proprio in questi actin belt, in cui, guardate un po', facendo l'immunistochimica, questa è la non muscular myosin, quindi è una miosina epiteliale che però si organizza, vedete, in bande successive che somigliano alle bande A, ovviamente sono perimembranali, ok, e hanno l'actina, vedete, intervallata. Quindi questo restringimento, che evidentemente per qualche motivo che non vi so dire, potrebbe essere un po' più rapido, non lo so esattamente come funziona il restringimento, la fisiologia di questo restringimento, però addirittura, ok, in alcuni casi si riscopre un'organizzazione sarcomerica o simil sarcomerica negli epiteli. Però in effetti abbiamo detto che queste cellule muscolari da lì vengono evolutivamente parlando, ok? Cioè era un modo di contrarsi che esisteva in una qualche cellula ancestrale e che poi si è riorganizzato a formare queste fibrille. Ok, però il concetto fondamentale è che se noi vogliamo stringere la cellula,
possiamo utilizzare questo sistema actina-miosina, quello è un caso specifico, è un caso particolare adesso dal fatto che ci sia anche il sarcoma nella cellula epiteliale, ok? Normalmente non c'è, però, ok, attenzione, il concetto che voglio farvi passare qui è che questa contrazione deve essere poi in qualche modo agganciata alla membrana, ci deve essere un punto di aggancio, quindi tutto questo contrarsi di filamenti sottili, eccetera, actina-miosina, questa interazione actina-miosina in qualche modo deve arrivare ad agganciarsi, avere un contatto con un punto di aggancio, che sia con un'altra cellula, che sia con la sostanza extracellulare, come nel caso del muscolo, però ci deve essere un aggancio per poter esercitare una forza. In questo caso la forza, appunto, la eserciteremo sullo scheletro di connettivo. Tadan! Ed eccolo qui! Quindi questa energia meccanica la dovremo scaricare, o comunque la dovremo agganciare, adesso vedremo la contrazione come funziona, però restiamo ancora un pochino sulla struttura, e in questi punti di aggancio. Allora, una cosa curiosa, che però adesso vi farò vedere perché mi interessa, è che anche l'actina ha le sue isoforme. Ci sono diversi tipi di actina, ci sono diversi geni per l'actina, sono sempre filamenti, però evidentemente vengono degradati in modo diverso, si uniscono in modo diverso, hanno un turnover diverso, insomma ci sono una serie di differenze, per cui sono più adatte a certi compartimenti della cellula piuttosto che altri. Ok, a livello della membrana ci troviamo spesso e volentieri, e specialmente nelle cellule muscolari, in questi punti di adesione, questa gamma actin. Quindi a mediare poi l'aggancio di questo citoscheletro con le molecole transmembrana, che si agganciano alla tutta la struttura di lamina basale extracellulare. Ok, guardate un po' cosa succede se noi facciamo una immunoistochimica per... In realtà qui hanno fatto... hanno proprio spelato il signor Erbasti. Io non riesco a pelare le patate, lui pela le cellule muscolari, massimo rispetto. Comunque lui ha spelato una cellula muscolare e qui vedete la sua membrana. Poi l'ha colorata con la gamma actin, quindi... questa actina che interagisce con i siti di adesione. Curiosità, non è in realtà una curiosità, questo anzi sembra piuttosto interessante, quindi l'adesione alla matrice extracellulare non è dispersa, omogenea, su tutta la membrana, ma ci sono dei punti specifici, zebrati, è tutto zebrato in questo muscolo, chiamati costamere. Quindi qui vedete, questi sono punti in cui ci saranno distroglicani, eccetera, eccetera. Tutte quelle altre molecole che vi ho fatto vedere. Va verificato, ma vi dico che è così. Quindi effettivamente se voi andate a verificare i punti di adesione, troverete che non sono omogenei, ma sono appunto distanziati, sono zebrati. Ci sono delle fasce. Si chiamano costamere e sono in realtà allineate con i dischi Z. Ok? Quindi a livello del disco Z, alla stessa altezza dei dischi Z, che abbiamo visto che erano anche allineati, ancora ci manca il segreto di come mai tutte le miofibrille sono allineate tra di loro. Abbiamo visto che le miofibrille sono tutte lunghe, giusto? Che hanno questa unità ripetute, l'alfa actinina nella linea Z, ma chi è che tiene insieme tutti questi bastoncini dello Shanghai e li tiene in registro? Perché sono tutti dritti, tutti allineati, le linee Z sono tutte una sopra l'altra. Qual è il segreto strutturale di questo meraviglioso allineamento? E lo vediamo qua adesso, è l'aggancio ai meccanismi di adesione e alla componente appunto di adesione con la matrice extracellulare. Attenzione, quindi ci sono dei punti specifici che sono in qualche modo allineati con la linea Z e vedremo hanno anche proprio un aggancio vero e proprio con la linea Z. Questo avviene sia attraverso
actina, alfa-actinina, ma anche a, insieme grazie a una categoria di molecole che invece è proprio così specializzata in, in interazioni così più robuste, più resistenti, soprattutto alla trazione delle vere e proprie corde. Se voi volete legare delle assi di legno sul vostro camion, utilizzerete delle corde, non delle palline di perle come sono le molecole di actina o i microtubuli, sono tutte sì, collane di perle per la signora che va a, a fare un balletto, mentre invece se noi vogliamo delle corde solide per tenere insieme, allora il filamento intermedio fa per noi. E qui vediamo un filamento intermedio particolare, specifico del muscolo, si chiama desmina. E questa è l'altra meraviglia della natura, l'actina, la miosina, che sono famosissime, sono più o meno sempre quelle, ci sono alcune isoforme, ma le troviamo in tutte le cellule, invece non c'è niente di così cellula specifico come il filamento intermedio. E il mistero, noi li consideriamo sempre solo delle corde, dei tiranti, però il mistero di questa super specificità, ogni cellula ha il suo filamento intermedio preferito, questo è ancora un mistero da svelare, vedremo se ci riuscirete voi. Ok, comunque, se vediamo l'organizzazione di questi filamenti intermedi, questi sono filamenti intermedi, sapete che questi sono proprio come delle corde, molto resistenti alla trazione, di nuovo le zebre, la zebratura, questa per me che sono del toro è la lezione più brutta dell'anno, qui è tutto zebrato, ma è terribile questo muscolo. Ok, persino la distribuzione dei filamenti intermedi, non c'è speranza. Ok, ma perché questo? Perché i filamenti intermedi in effetti anche loro interagiscono a livello delle linee Z con le miofibrille. Qui vi faccio vedere solo uno schema di come questo si pensa che avvenga. Quindi esiste un sistema che tiene in registro le miofibrille e che passa proprio attraverso questi filamenti intermedi di desmina. Vedete, proprio abbracciano come se fossero dei tronchi per tenerli legati insieme tutte le miofibrille ed ecco che le tengono tutte insieme. E poi si agganciano al... al sistema di adesione. Ok, quindi chiaramente ci saranno dei punti specifici sulla membrana che tendono a, ad accorciarsi, su cui si esercitano delle forze e anche sulla base lamina quando la cellula si accorcia. Forse ci avevo anche un'immagine, perché ovviamente anche la lamina basale, i vasi, tutti quanti, guardate qua la membrana della cellula completamente accorciata. Ok? Voilà. Ok, ci siamo detti quasi tutto, ma non tutto. A questo punto abbiamo visto tutti gli elementi strutturali, come è fatto il sarcomero, perché il sarcomero è messo lì, che cos'è che tiene insieme tutte queste miofibrille, ci siamo fatti un'idea, adesso però ci manca di capire, quindi com'è che actina e miosina sono organizzati spazialmente. A questo punto però, ok, la scena del bacio è sempre la migliore, alla fine di tutti i film c'è il bacio, e quindi eccoci alla scena del bacio, dobbiamo... partire, dobbiamo così solo più fare un'analisi, una descrizione di quello che è l'interazione tra miosina e actina, cioè come avviene poi di fatto questo camminare gli uni sopra gli altri. Allora, e il ciclo della contrazione in realtà è un ciclo, quindi si può prendere in qualunque momento, però io parto dal rigor mortis, che è in realtà la cosa che almeno per me mnemonicamente mi aiuta a ricordarlo meglio, è anche molto più romantico. Ah, no, è morta! E poi invece vedremo, non sono morti e si amano appassionatamente. Allora, il rigor mortis, perché è facile da ricordare? Perché è una condizione di riposo eterno. Però
però comunque ci aiuta. Che cosa succede quando siamo morti? C'è ATP? No, purtroppo non c'è più nessuno che produce ATP, e quindi diciamo la situazione è un pochino così stabile, eh? Quindi immaginiamocela così. Nella situazione del rigor mortis, la testa della miosina è agganciata, ok, come Giulietta e Romeo in un bacio forever and ever, finché batterio non ci degradi. O muffa. Esatto, loro sono agganciati gli uni all'altri in questo bacio eterno. Ok, ma che cosa succede invece quando viene fatta un'iniezione di vita? Arriva Harry Potter, anzi arriva Gesù, e lui inietta dell'ATP. Ok, botta di vita. Sapete, l'ATP è una molecola carica di energia, ha dei legami chimici che sono molto energetici e in realtà... Sì, la miosina è innamoratissima dell'actina, ma è anche un po' drogata, l'ATP gli piace di più. E quindi lascia l'actina per, così, per drogarsi con questa sostanza super energizzante, per farsi la Red Bull. E quindi lega l'ATP, e quando lega l'ATP però si sgancia. Ok, una volta che si è sganciata ed è lì che... si sta gustando il suo ATP, entro un tempo che può variare a seconda delle isoforme. Questo è uno degli elementi più caratteristici delle diverse isoforme di miosina. Ci sono miosine che idrolizzano subito, sono delle super tossiche, ATP, e lo idrolizzano subito in ADP più P, e ci sono altre che invece se lo guardano, lo tengono un po' più lì. Ah, che bello che sei, così, più contemplative. Insomma, sono diversi isoforme di ATP, di miosina, e questo ovviamente anche condiziona il tipo di contrazione, questo nelle diverse cellule o tessuti, ma comunque, a un certo punto, entro un certo tempo, che appunto è definito però dall'isoforma, la molecola di miosina idrolizza l'ATP, e nel momento in cui idrolizza questo legame fosfato, quindi fa ADP più P, si carica dell'energia che era in questo legame, e questa energia si gonfia, buono, era buonissimo questa partita di ATP, e carica di energia, si piega, quindi ha una modificazione conformazionale che la porta a fare un ripiegamento. In questo ripiegamento la testa della miosina di fatto avanza di ben 5 nanometri, che per una proteina è un sacco. Quindi immaginatela un po' più all'indietro, questo caricarsi di questa energia provoca questo cambiamento conformazionale che permette uno spostamento secco in avanti. Ok, a un certo punto però l'ADP si staccherà, anche il fosfato si staccherà, ok, e lei sempre carica di energia, però senza avere più l'ATP vicino, le viene di nuovo voglia di limonare. E quindi vede l'actina, actina, scusami, ero uscito un attimo, sai, mi ha chiamato un amico, aveva molto bisogno, e quindi si riaggancia, ed ecco che riparte il bacio. Però appena lei si riaggancia, ad actina non piace vedere miosina in questo stato alterato, e quindi miosina ritorna nello stato originario, quindi ritorna nella conformazione di riposo. Ecco che però in questo momento, ok, questo ritornare nella posizione di riposo dopo aver agganciato crea uno spostamento netto indietro del filamento di actina, ok? Quindi rivediamolo tutto come un film. La miosina è agganciata al filamento di actina, lega l'ATP, si stacca, si carica, si riaggancia,
e tira indietro. Ok? Il filamento di attina si è spostato. Siete d'accordo? Lo state vedendo tutti quanti? Questo è un modo di trasferire, di utilizzare la capacità di interagire di due molecole, quindi attina e miosina, la capacità di cambiare conformazione in modo energia dipendente della miosina in uno spostamento netto fisico, ok? Di tutto un filamento. Ovviamente ogni testa è capace di esercitare una certa forza, però lo fanno in tante e questo ovviamente aumenta la spinta propulsiva. Voilà, attenzione però, perché ovviamente questo non deve succedere in continuo, se no finché c'è ATP, la nostra miosina va, poi interagisce e alla fine il sarcomero rimane sempre chiuso, ok? Quindi siamo vivis ma mortis, ok? Sempre rigor. Quindi l'interazione tra miosina e actina deve essere modulata, deve essere regolata, perché quello è il segreto della contrazione. Cioè da qualche parte noi dobbiamo poter mettere dei momenti in cui actina e miosina non interagiscono e poter nel modo più rapido possibile avere dei momenti in cui tac, invece parte la passione. D'accordo? E come si fa a regolare questo processo? Potete già cercare di farvi delle ipotesi mentali. Siamo un po' lunghi, siamo un po' stanchi, lo so. Però potete cominciare a pensarci, dov'è che io metterei un punto di regolazione in questo processo? In modo da poterlo regolare. Deve arrivare un segnale, deve arrivare dal cervello, un assone, deve sinaptare sulla cellula muscolare e dire contraiti. E a questo punto attina e miosina si devono contrarre, se no tutto deve rimanere, ok, in realtà bisogna avere la frequenza con cui contrarsi, un po' di contrazione c'è sempre. Ok, allora vabbè, potete averci pensato come volete, adesso vi dico com'è nella realtà. Nella realtà l'actina, diciamo le zone erogene dell'actina, sono mascherate da alcune molecole regolative, che sono questa tropomiosina e la troponina. Troponina e tropomiosina interagiscono, cioè sono proprio legate all'actina e di fatto bloccano la possibile interazione con la miosina. Cioè actina e miosina, finché c'è troponina e tropomiosina che controllano la decenza di questa scena, allora loro non interagiscono. Actina e miosina non possono interagire perché troponina e tropomiosina stanno lì a fare attenzione. Ok, ma che cosa succede? Che anche troponina e tropomiosina hanno i loro vizi e le loro distrazioni. E quindi può succedere in questa storia che arrivi del calcio. Allora, il calcio è una molecola fondamentale, cruciale in biologia. Perché? Perché è uno ione grosso, relativamente, insomma, però con due cariche positive, quindi la sua presenza può influire molto sulla struttura delle proteine, in vari modi, di alcune proteine. Ci sono alcune proteine molto sensibili a questo calcio, e in più l'altro elemento fondamentale che lo rende un ottimo segnalatore, un ottimo mediatore intracellulare, è che le cellule dentro non lo vogliono, ok? È proprio l'immigrato peggiore che possono immaginare. Appena viene una molecola di calcio, fuori! Ok, viene espulso, viene riaccompagnato alla frontiera, è pieno di pompe che pompano fuori calcio, ancora calcio, maledetti, ok? Quindi questo calcio proprio è visto malissimo dentro la cellula e viene sbattuto fuori continuamente. Quindi di fatto lui si trova all'esterno della cellula, o anche, forse qualcuno ve l'ha già detto, c'è una zona della cellula intracellulare, un compartimento che è ricco di calcio? Qual è lo stadio nella cellula? Il reticolo endoplasmatico liscio. E volendo credo anche quello rugoso, però insomma il reticolo endoplasmatico assolutamente è un gran contenitore di calcio.
è un altro punto in cui viene messo il calcio. Ok, quindi il calcio non ci deve essere mai, ma appena compare l'effetto si sente subito, ok? Ah, c'è un'area di calcio oggi. E troponina e tropomiosina vanno pazze per il calcio. E che cosa fa il calcio? Causa una modificazione conformazionale di queste due molecole, per cui loro si spostano ed ecco che le zone erogene dell'actina vengono rivelate e la miosina. Dice, actina, ma sei bellissima oggi, che hai? Meno male che ti sei tolta quella tropomiosina, ti stava malissimo. Ok? E quindi, in questo modo, che cosa abbiamo? Che l'ingresso di calcio permette l'interazione, quindi rende, sì, è permissivo rispetto all'interazione tra actina e miosina. E questa è la regolazione number one sulla contrazione. Ok, qui c'era in realtà lo schema mnemonico che mi ero fatto io quando ero uno studente come voi. C'era Spaceballs. Quindi per ricordarmi questa storia, io, per me troponina e tropomiosina erano il robottino, quello che aveva il Virgin Alarm. Però bastava un calcio per distrarre il nostro robottino ed ecco che actina e miosino potevano interagire felicemente. Vabbè, ve la lascio così come eredità da un ex studente. Quello che è rimasto, ok, qui c'è invece una cosa più seria. È sempre uno schema però, d'accordo? Non vi dico niente, non vi dico niente, voglio che capiate voi chi sono, chi è chi. Il calcio è questo cosino che libera le zone erogene, l'ATP, in realtà c'è anche un altro mediatore di cui però non abbiamo parlato. Voilà, attenzione però perché ci mancano pochi minuti. Avevo promesso un'ora e mezza, lo so, mi sono dilungato, scusate. E che queste storie d'amore sono bellissime. Ci stava, il momento romantico alla fine del film. Ok, controllo della contrazione. Ci manca questo elemento. In realtà, vediamo, vado un po', poi al limite lo finiamo anche la prossima volta, perché questo include una parte più faticosa ancora. Va bene, vediamo. Siete vivi? Dai, questo momento romantico ha svegliato tutti, spero. Ok, ma a questo punto come ce la facciamo arrivare il calcio fino alla troponina e tropomiosina? Come facciamo? Quindi far arrivare il calcio intorno al sarcomero è l'elemento cruciale per cui parte questo limonare selvaggio tra actina e miosina e abbiamo l'interazione e lo scorrimento dei fili. Ok, se il calcio non c'è, c'è una zona più morigerata, troponina e tropomiosina invece controllano la scena. Ok, allora come si fa a far arrivare il calcio? La contrazione appunto è nel muscolo scheletrico, è controllata controllo nervoso, quindi deve arrivare un segnale nervoso. Il sistema nervoso lo faremo la prossima volta, prima o poi mi deciderò a fare prima il nervoso e poi il muscolare, ma vabbè, quest'anno è andata di nuovo così. Comunque, questi filini che vedete, li vedremo meglio le prossime volte, ma sono appunto assoni, magari avete già sentito questa parola, quindi sono i prolungamenti di cellule neuronali che portano il messaggio contraiti, contrazione, contrazione, contrazione. E ognuno di questi interagisce con la cellula muscolare a livello di una vera e propria sinapsi. Qui fa schifissimo questa immagine, non è un granché il proiettore oggi. Comunque si chiama giunzione neuromuscolare. Allora, noi le sinapsi un pochino le abbiamo viste in quella prima esercitazione che abbiamo fatto insieme, no? Ok, quindi si tratta di un punto di adesione specializzata in cui c'è un'esocitosi di particolari mediatori. Si chiamano neurotrasmettitori, in questo caso l'attore si chiama acetilcolina. L'acetilcolina è una molecola, ce la faccio, raccontarvi ancora questo pezzo, come arriva il calcio in questa scena. Allora, l'acetilcolina è appunto un neurotrasmettitore e ha dei recettori sulla membrana della cellula muscolare. Ok, quindi esiste
un meccanismo di esocitosi, questa è la sinapsi, questo è il terminale sinaptico, ognuno di questi pallini è una vescicola che contiene il neurotrasmettitore. Lo vedremo meglio la prossima volta, ma insomma, anzi tra due volte. Questa, ognuna di queste è una vescicolina che contiene un po' di acetilcolina. E l'acetilcolina è il messaggio che il neurone manda alla cellula muscolare dicendo contraiti. Infatti, sulla membrana della cellula muscolare, che è quest'altro pezzo che vediamo qua, qui vedete, questo è il terminale assonico, terminale sinaptico, questa è la membrana della cellula muscolare, con tutte queste estroflessioni qua particolari, comunque qui c'è un recettore per l'acetilcolina. Quindi il neurone dice, contraiti, l'acetilcolina viene appunto, arriva questo messaggio, l'acetilcolina viene esucitata, lega il suo recettore e in qualche modo questo legame tra l'acetilcolina e il recettore sulla membrana della cellula muscolare dovrà tradursi in un rilascio di calcio a livello del sarcomero. Ok? E adesso vediamo questo link, come avviene questo link tra il legame di un neurotrasmettitore ad un suo recettore e il rilascio di calcio, quindi di questo mediatore intracellulare, magari a 50 micron di distanza, perché ci sono fibre muscolari che sono 100 micron di diametro, ok? In più le giunzioni neuromuscolari appunto non sono lungo l'intera fibra, ma solo in punti specifici, ok? Quindi in qualche modo questo segnale che arriva lì deve propagarsi in modo veloce, rapido e molto ampio, ok? Deve propagarsi a tutta la fibra. Contrarsi! Ok, ci deve essere qualcosa di super rapido, deve essere la velocità della luce. Chi è che ha in mente il tipo di forza o comunque insomma, che cos'è che potrebbe mediare questa velocità? Lo vedremo meglio nei neuroni, ma ve lo dico già, si tratta di campi elettrici, ok? Allora, perché adesso voglio farla super veloce, però le nostre cellule hanno tutte una differenza di potenziale a livello della membrana, ok? Con una serie di cariche negative all'interno e una serie di cariche positive all'esterno. E queste cariche positive all'esterno in realtà sono anche proprio mantenute da delle pompe. Per esempio, il calcio è uno di questi immigrati che proprio non piace nelle cellule, ma il suo amico sodio, anche lui non sta molto simpatico e quindi viene continuamente sbattuto fuori, ok? Lui non va neanche nei centri di detenzione del reticolo endoplasmatico. Il sodo viene proprio sbattuto fuori e basta, riaccompagnato alla frontiera. Okay. Ovviamente però questo crea un gradiente di concentrazione, cioè fuori dalla cellula c'è un sacco di sodio. È come i fan di un concerto, no? I cancelli che premono. Ovviamente se voi aprite anche solo una piccola porticina, ok, tutti questi fan entreranno come pazzi nella cellula, ok? Questo si chiama seguire il gradiente di concentrazione. Quindi esiste un gradiente di concentrazione, se io do la possibilità a uno di questi fan sodio, ok, ione sodio, di passare, quindi di avere un passaggio, ovviamente ci sarà un flusso netto da fuori a dentro, i fan sono tutti fuori, dentro non ce n'è nessuno, okay? Quindi entrano tutti. Sì, forse i fan non è la metafora giusta perché loro vogliono entrare, ok? Quindi gli ioni sodio vanno un po' dove gli pare, però se ce n'è tanti da una parte, per questioni statistiche, se io apro una porta, tenderanno a entrare, ok? Ok, entrando però si portano dietro una carica positiva, quindi modificano il potenziale di membrana, entrano cariche positive, e il potenziale intorno alla membrana, come se fosse un condensatore, crolla. Quindi abbiamo una variazione di potenziale elettrico. L'interno della cellula diventa meno negativo. E questo cambiare il potenziale elettrico per le proteine
è un evento che si sente, che influisce sulla loro struttura. E ci sono alcune proteine che sono proprio studiate apposta per reagire a questi cambiamenti del potenziale elettrico aprendo dei canali. E in realtà ce ne sono diversi. Forse questo che vi ho messo qua non è anche quello che mi interessava, adesso che ci penso. Questo qui è un canale per il potassio, ma non importa. Comunque ci sono canali cosiddetti voltaggio dipendenti, cioè quando la nostra interno della cellula si depolarizza, qui vedete era meno 70 millivolt, va a meno 50, cioè diventa meno negativo perché sono entrate cariche positive, allora la proteina, questo canale si apre e lascia passare degli ioni. Chi lascia passare? In realtà lascia passare del sodio. Ci sono dei canali, adesso questo qui che vi ho messo in effetti è quello sbagliato, me ne accorgo adesso, scusate, ma ci sono dei canali cosiddetti canali del sodio voltaggio dipendenti, per cui quando dentro diventa più positivo si aprono e fanno entrare sodio. Ma il sodio che cos'è che fa? Porta anche lui cariche positive, giusto? Questo è un tipico loop a feedback positivo, ok? Questa reazione non è, non va avanti per sempre, il canale in realtà si apre lasciando passare il sodio solo per un tempo limitato, altrimenti il potenziale ce lo friggiamo ogni volta, ok? Quindi si apre per un tempo limitato, però che cos'è che succede? Che la depolarizzazione viaggia velocissima, viaggia secondo le leggi dei campi elettrici, d'accordo? Viaggia ad una velocità molto molto alta. E man mano che questa depolarizzazione si estende lungo la membrana, a macchia d'olio, ok, lei viaggia proprio intorno alla membrana, man mano che intorno alla membrana viaggia questa depolarizzazione, si aprono altri canali del sodio. Quindi zone della membrana anche distanti dal punto in cui sono entrati i primi ioni sodio, ok, ricevono questa riduzione del potenziale transmembrana e a loro volta aprono dei canali del sodio che rilanciano questo segnale. È un'onda, ok? Quindi la depolarizzazione stimola le regioni vicine a depolarizzarsi a loro volta, aprendo questi canali per il sodio. Quindi dove c'è depolarizzazione si aprono dei canali del sodio. Questa è la propagazione dell'action potential. Adesso ve la butto lì, poi la rivedremo un pochino più nel dettaglio quando parleremo di tessuto nervoso. Però sentite una cosa, in realtà mi sto rendendo conto che adesso la faccio lunga. Tanto è qualcosa che ha a che fare anche con la prossima lezione, dove parleremo di muscolo cardiaco. Quindi ferma tutto, ve l'ho detta così, domani ve la ridico, sarà diversa, correggo quella slide, e quindi direi ci vediamo domani per finire questo accoppiamento della contrazione dal stimolo nervoso alla contrazione muscolare, e poi facciamo muscolo cardiaco e muscolo liscio. Va bene? A domani.